Buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È Filo Rossonero di mercoledì 13 marzo del 2024, vigilia di Slavia Praga Milan. Ed essendo vigilia, siamo a Praga, stadio Eden di Praga, con Carlo Pelegatti. Ciao Carlo. Sì, buonasera a tutti, vi mostro lo stadio, vi faccio una piccola panoramica, vedete, là Molto carino. dove c'è quel tabellone, la curva dei tifosi del Milan, un bel gruppo molto vicini. Questo è lo stadio, ve lo mostro lentamente. Ecco, quindi questo qua è lo stadio molto in centro, non è proprio in centro, in centro. A un certo punto vedi un edificio e voi pensate che sia Eden, ma c'è il nome dello sponsor che è Fortuna. Aspetta che adesso risistemo sperando che non cada Sì, nulla la camera. diciamo piccolo ma carino, dai. Sì, carino, 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 sarà carino e ribollente, perché visto che meravigliosi i tifosi dello Slavia a San Siro Correti hanno, è un bel, bello così, un bel pubblico. Carlo, che cosa ci dobbiamo aspettare? La formazione ormai la conosciamo, è quella delle ultime 48 ore, al netto della squalifica di Florenzi, quindi Calabria, quindi più Reinders di Megna, Benasser insieme ad Adli. Gabbia, Tomori, Teo, Reinders con Adli, Loftus-Cheek a destra, alla sua destra, così in un 4-2-3-1, diciamo, la sai, con Pioli non c'è mai una linea, cioè, ovviamente ci sono le modificazioni durante la partita, comunque alla regola, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e davanti Giroud. La nostra formazione, quella che ci ricorderemo come la formazione tipo 2023-2024, con variazione, Benasser, Adli, Reinders, però questi qui sono. Ma, mi verrebbe quasi da chiederti un po' che aria si respira lì, ormai parecchi Aspettiamo. chilometri lontano da Milano rispetto invece a quello che è successo da ieri in Allora, poi. aspettiamo che arrivino i giocatori e il gruppo. Mi risulta che ci sia anche Giorgio Furlani. Quindi è partito anche lui, così mi hanno detto, io non ero in Malpensa. Ma adesso, guarda, non io, non è il mio campo. Se mi vuoi parlare di cavalli, posso cercare anche lì quelli che dicono che capiscono, è meglio dubitarne e diffidarne. Però a leggere tutti sembrano, sarebbero molto sorpresi ci si fossero. Andiamo proprio alla base, no? Poi possiamo parlare dell'altezza, parliamo alla base, penalizzazioni o cose, non c'entrano nulla. No, Allora incominciamo a toglierci questa cosa qua. Quindi le penalizzazioni o altre cose del genere, che sono quelle che poi ci toccano, perché noi viviamo sui campi, seguiamo il Milan, parliamo di Milan, eccetera, eccetera. E poi entriamo nei massimi sistemi. Mi sembra. Forse l'avete già detto anche voi di Radio Rossonero, lo avete già pubblicato. Dopo ieri Elliott, che dice falsa, oggi Redbird ribadisce questo concetto. Poi, sai, c'è una cosa che a me fa impazzire, Simone, che se smentiscono, tanto non si sa cosa dovevano dire. Se non smentiscono, beh, non smentiscono, allora sarà vero. Io leggo questa cosa qui e loro smentiscono, vado a crederci. Se poi addirittura una cosa da ANSA, accusa è falsa, uno potrebbe dire, oppure non parlare, dicono così, andiamo a dedurre che sia veramente così. Non lo so, speriamo che sia così. Non ci sarebbero, ci sono delle discrepanze anche per me che non sono un ferrato in economia, delle discrepanze non si, che non, difficile, non riesco a capire. Lui che prende il Milan, poi Elliot che. Lui che allora, questa è la discrepanza, Simone. Se poi Sì. No, piace che tu mi dica, guarda che dice una stupidata, perché no, no, ascolta, ascolta. lui non ha venduto il fondo Elliott. Lui l'abbiamo scoperto che va a cercare un investitore di minoranza. Qualcuno dice il proprietario, noi siamo sempre stati dalla parte dell'amministratore di minoranza. Come che cosa? Come procacciatore di affari di Elliott, il vero proprietario? È una domanda non di un Kinsey o Adam Smith, di Carlo Pellegatti. Ecco, ci sono quelle cose lì che non sono, a livello di logica e deduzione umana, non sono chiare. Poi
poi sai, abbiamo visto tutto nella vita e quindi lo sai, non so, però questa è una mia riflessione a voce alta. Secondo me, lo leggo al contesto, tanto sono veramente due righe. Redworth Fund e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93 di Acimino e il restante 0,07 in mano ai singoli azionisti sono italiani tifosi di lunga 007 data. Io 007 anche. Sì, esatto. tra l'altro, l'idea che Redbird non possiede e non controlli la Cimina è assolutamente falsa e contraddetta da tutte le prove e i fatti, compresi quelli che presumibilmente sono la base dell'indagine. Quando abbiamo assunto il controllo del club, dopo il closing, Elliott ha fornito un prestito a Redbird con scadenza a 3 anni e nessun diritto di voto. Il nostro obiettivo è riportare il Milan ai vertici della A del calcio europeo, tutto il resto toglie tempo al raggiungimento di questo obiettivo. Non sono in corso discussioni con alcun investitore che potrebbe esercitare un controllo sul club. Redbird è il proprietario di controlli a Cimilan e tale rimarrà. Cosa vuoi? Hai fatto bravissimo, così abbiamo aggiornato, abbiamo letto anche questa comunicazione importante. Secondo me forse è un wishful thinking, Simone, cioè di credere quello che si desidera. Sarà una bollona di sapone, ma nemmeno un sapone tipo lavanda, quelli che vendono in Costa Azzurra, ma proprio il sapone dello zolfo, sai, quei saponi che servono non so perché cosa. Non è un po' sull'onda lunga delle denunce legittime, noi non siamo qui a discutere se le denunce siano legittime o no, delle denunce di Blue Sky che ovviamente vuole avere vuole che siano riconosciute le sue cose legittimamente. Fino adesso non gli è andata molto bene, perché nelle 11 sentenze è sempre stata, mi sembra di sapere, non ne ha vinta una, però giustamente continua a lottare, potrebbe essere un'onda lunga di quelle denunce, però li uso il potrebbe, non è che abbia delle certezze ovviamente. Diciamo così, per chiuderla, Carlo, è ovvio che un po' di amaro rimarrà magari nei prossimi giorni anche, perché comunque non è una roba che si risolverà domani o dopodomani, ci accompagnerà ancora per un po'. Per questione dell'immagine, eccetera. C'è da dire, Simone, che se vogliamo rimanere nel nostro orticello italiano o con investitori minimi, questo è il sistema migliore, perché andare a investire e tu vai a prendere, c'è in giro il PM, la Guardia di Finanza, la burocrazia, gli stadi che non si riescono a costruire, che poi mi arrivino grandi investitori, che il calcio italiano possa, io non sono mai molto negativo, che possa non ritornare, che possa essere ancora più bello, diciamo così, che sono positivo, diciamo che è un pochino più difficile se si continuano con queste cose quando ci sono degli investitori, però purtroppo noi ci possiamo fare nulla, però insomma è un modo per allontanare un po', perché se uno che vuole venire qui, che vuole, facciamo finta, è specialista dell'entertainment americano, socio di LeBron James, socio di Ben Affleck, case di produzioni, ha investito adesso nella Redbird IMI, qualcosa del genere, e si trova queste miserie qua, è chiaro che è giusto che ci meritiamo un proprietatorino che magari, almeno con questo, ci illudiamo che abbia le idee chiare nell'entertainment, arrivino i giocatori, eccetera, e ci illudiamo magari. E invece se arriva un proprietario piccolino, eccetera, non ci illudiamo, perché non ci sono speranze. Quindi questo è il mio amaro finale. Carlo, grazie, ti lascio la conferenza di Pioli e Tomori. Sì, ci sentiamo quando? Domani nel post partita. Quindi intorno alle 21, grosso modo. 21, sì, non oltre però, non perché devo andare a mangiare il Würstel, perché non vorrei... No, non vorrei che si stesse giocando alle 21, esatto. Ecco, vorrei, non per il booster, non tu per la pizza. No, certo. Proprio per questioni pratiche. Grazie, Carlo. Un abbraccio, un saluto a tutti, un abbraccione.